Ed eccoci ragazzi, Madonna che sigla assurda questa sigla, veramente i brividi. Era giusto creare una nuova sigla per fare questa prima live Twitch, ragazzi. Buonasera a tutti, sono abbastanza emozionato e soprattutto scombussolato in quanto non so esattamente cosa fare. Sono abituato a fare live di tutti i tipi, tranne che per Twitch, quindi adesso ci devo un attimo prendere la mano. Vedo che siete collegati e sicuramente tanti fedelissimi del Rebel Club. E vedo già dietro le quinte i miei ospiti, perché ragazzi oggi è una sorta di TG volante su Twitch, perché voglio approfondire diversi argomenti e ho chiamato un po' di amici esperti per poterne parlare. Innanzitutto partirei con una cosa molto importante, in quanto forse non tutti avete visto sul mio canale YouTube che mi sono posto degli obiettivi anche quest'anno, no? Come tutti gli anni ho stilato una serie di obiettivi. Il numero 4 sicuramente è molto interessante e stimolante perché, soprattutto dopo quello che è successo dopo averlo deciso, e vi faccio infatti vedere la situazione di questo obiettivo in questo momento tragicomica, in quanto se vi attivo lo schermo, eccolo qua, il mio portfolio praticamente, ah, l'ho tolto, aspetta, eccolo di qua, ce l'avevo aperto di qua sul dashiro, è scivolato inesorabilmente verso livelli mai visti prima, perlomeno nell'ultimo periodo, eccolo qui. Come vediamo, effettivamente mi ero posto questo obiettivo quando eravamo all'incirca 400.000 e in questo momento, dopo aver toccato un fondo di 265.000, siamo tornati a... non lo definisco dignitoso, però comunque un grande risultato in tutti i casi, anche dovesse finire qui, tra virgolette. Però ecco, sicuramente l'obiettivo è un po' più lontano di quanto me l'ero immaginato, perché insomma... C'è stato un bel cambio di direzione, però appunto questa sera ne voglio parlare con voi e con gli ospiti proprio per capire dove stiamo andando a sbattere la testa, sperando che non sia negativo, ma io sono sempre un ottimista, quindi tra poco capirete anche come la penso. Allora, prima di tutto metterei sul nostro sfondo il nostro BTC che per fortuna sta risalendo. Oggi è una bellissima giornata, devo dire, sono contento questa live almeno con un po' di speranza rispetto ai giorni passati. E chi ha rastrellato in questi giorni, secondo me, ha fatto bene, ma io sono uno di quelli che hanno rastrellato in quanto ho cercato di inserire ordini più possibile bassi. Qualcuno è entrato, qualcuno no. Spero non entrino, onestamente. Spero che entrino magari al prossimo crash di tutto. Ma approfitterei per invitare i primi due ospiti di oggi, in quanto ho cercato di portare due persone che non sono quei fondamentalisti cripto, magari come sono diventato anch'io, no? Che praticamente difendiamo a spada tratta Bitcoin, comunque vada in ogni caso, ma ho cercato due persone che hanno anche una competenza molto ampia nel mondo dell'investimento più tradizionale, quindi parliamo di mercati, di borsa, di azioni, no? Cose su cui io, glielo dico sempre, sono abbastanza, più che abbastanza, sono molto ignorante. Quindi inviterei qui dentro, direttamente in live, che rivedo dietro le quinte, il buon Alessandro e il buon Stefano, che sono due mega esperti in questo senso. Vediamo un po' se vi... Eccoci qua. Ciao ragazzi, come va? Ciao Adriano, bene, te come stai? Grazie per l'invito. Grazie Guarda, io sono a te. appena guarito dal Covid, quindi non è che potrei star meglio, diciamo. Infatti ho sicuramente la voce un po' tagliata e pure poca resistenza a parlare. Infatti oggi mi fa super comodo avere due ospiti come voi che mi possono dare la mano ad alternarci, se no svengo in diretta. Allora ragazzi, prima di tutto siete live da Dubai. In questo momento Dubai, a Dubai ragazzi. abbiamo un Ditelo piccolo voi, esatto. focolaio di distanza, da te ci sarà ancora il sole, qua invece ormai è sceso, È quindi. vero, Gran Canaria che da sola Sì, alle 17, ma a 18. Gran Canaria c'è il sole a tutte le ore, se potrebbe sembrare dalle mie live, quando sto effettivamente a quest'ora ancora c'è il sole, sicuramente in Italia, chi ci segue dall'Italia non c'è il sole, comunque commentate ragazzi, dateci un feedback, vedo che mi dice un sacco di persone che per la prima volta sono spettatori, abbiamo portato un sacco di nuovi utenti a Twitch Ah, stavolta, figo, figo. invece di portare Twitch e gli utenti a noi siamo noi che portiamo gli Grazie. utenti a Twitch. Vedo però che siamo in parecchi, magari qualcuno anche che è passato, che è curioso, che vuole sapere chi siamo e che combiniamo. Ragazzi, siete a Dubai da ieri, se no, io perché vi seguo, siamo amici sui vari Da social. Da stanotte, esatto, appena arrivati. Appena... E com'è la situazione là? Vabbè, caldo, si sta bene, pieno di ricconi. giro, fa fresco questi giorni. Arriva solo a 16 gradi Sì, fuori. la minima è un pelo più bassa addirittura di Tenerife, Gran Canaria, così tipo 15-16 gradi come minima, massima Mamma mia, 24-25. quest'anno sì. Quindi niente, tutti quanti andiamo a prendere il caldo a Dubai invece col maglioncino. Per fortuna vi siete portati qualcosa, forse solo Sì, Alessandro te l'ha portato. perché naturalmente quando fai bagaglio
l'ultima cosa che guardi è che meteo ci sarà, che clima ci sarà. Bene. Vedi che i prossimi 10 giorni c'è quella temperatura, dici, ma sì, ci butto dentro un paio di maglioncini in più e via. Hai fatto bene, questa è l'esperienza dell'investitore che non si fa mai cogliere impreparato. Iniziamo proprio a parlare di questo, perché effettivamente è scesa la temperatura, ma sono scesi anche tutte le azioni, tutto le cripto, qualsiasi roba mi sembra di scesa sti giorni, o sbaglio? C'è qualcosa che non è sceso, che siete sul pezzo? È stato un inizio anno veramente ricco di stormi su qualsiasi settore di mercato. C'è stata un po' di crescita sulle materie prime. È vero, l'unico che si è salvato che non vabbè, più, almeno quelle. Invece si parla tipo, anche se si parla a livello finanziario classico, non so, tocchiamo l'S&P, tocchiamo il Nasdaq, titoli tecnologici. Leggevo peggior mese, proprio come crollo mensile, tipo dal 1992. Abbiamo avuto un'apertura anno a meno 15%, qualcosa del genere. Pazzesco. Cioè, impegnativo, sicuramente un'annata che parte quantomeno in salita. Cioè, la cosa che avevo notato è che effettivamente è un crollo molto netto sulla parte di mercato americano, nel senso l'S&P tipo ha perso quel 10-15% circa. Siamo a 10, sì. Il Nasdaq un 15, però le borse europee, tipo FTSE MIB, quindi per l'Italia, il DAX, siamo intorno al 4-5%. No, l'ha fatto crollato di brutto. No, se tu guardi proprio il prezzo iniziale di inizio anno, perché ha avuto la scalata iniziale. Quindi tipo c'è stato quel movimento lì e diciamo che sì, ci sono gli stormi, sono ricchi e questo è andato a influenzare anche il mercato cripto, perché di conseguenza si muove soprattutto dove ci sono i tecnologici hanno avuto un bel colpo grosso. Infatti si parlava che ci fosse comunque una decorrelazione tra i mercati, ma in realtà è tutto collegato, è tutto un bel trenino, si potrebbe dire ormai. E quando c'è paura, cioè sul breve periodo c'è sempre una correlazione, che poi pian piano andando avanti col tempo si scorrela, però quando c'è paura sul mercato in generale si fa sentire. Sì, basta vedere cosa è successo inizio marzo 2020, dove qualsiasi mercato in quel caso è crollato, oro, argento, è stato il minimo di qualsiasi cosa, per poi ogni mercato prendere un po' la sua strada. Però quando c'è davvero paura intensa, io non credo che sia questo il momento, nonostante abbiamo avuto comunque dei crolli importanti, però chi ha asset in qualsiasi mercato tende a portare a casa magari per proteggere o coprire una perdita che ha avuto su un mercato differente. Diceva, intanto per coprirmi le ferite porto via anche da qua. Che comunque è un ragionamento che istituzionale o quant'altro spesso fanno. Che io poi avevo fatto un ragionamento un po' diverso, che in realtà di cui ero assolutamente convinto e l'ho pure condiviso nell'ultima live. Dicevo, quest'anno tutti hanno avuto profitti, sono tutti i fondi di investimento, devono portare a casa, quindi è normale che nell'ultima finale dell'anno siamo andati un po' a scendere, c'era meno acquisto, più vendita potenzialmente, no? Per chiudere i conti in un certo senso in profitto, dimostrare che ci hanno azzeccato, tutta una serie di cose. E mi aspettavo con l'inizio dell'anno che questi soldi comunque fermi, che avevano in qualche modo rireso liquidi, sarebbero tornati sul mercato. Poi in realtà non è successo, forse sta succedendo oggi, succederà nei prossimi giorni, questo vabbè lo vedremo. Però sicuramente ci sono tanti capitali di chiamiamoli fondi di investimento in mille modi diversi, ma che hanno comunque messo da parte liquidità da reinvestire, perché comunque il gioco è questo, non è che si può uscire e aspettare, bisogna comunque a un certo punto rientrare, no? Voi che pensate, che dipende pure dal fatto che stiamo aspettando la Fed che dia delle informazioni su come andrà il tasso di interesse, tutta questa storia legata all'inflazione, e qual è secondo voi in questo momento la cosa che di più sta spingendo per abbassare questi mercati, non farli crescere? Allora, vado io, facciamo tipo la botta io, facciamo un po' sempre la risposta, no? Questa cosa. Allora, di certo la paura grossa, l'incertezza che va a portare questa discesa, mio parere, chiaramente qua, quando si mette davanti il secondo me, ognuno non è che va a sbagliare, perché dà la propria opzione, la propria idea. Oddio, si è un po' tutti in attesa di quanto deve far presente la Fed, che è mercoledì, no? L'uscita del giovedì, forse domani, dopo domani, giovedì, quindi, se non sbaglio. Quindi di base c'è questa attesa, grado di incertezza anche visti i precedenti, buona parte di fondi comunque di strutture con ampia liquidità dicono va bene, restiamo
proprio quel momento un attimo in stand by, vediamo un po' cosa, cosa può succedere e non andiamo a premere sull'acceleratore. Appena uscirà fuori la notizia da parte della Fed, lì grande volatilità in attesa in qualsiasi direzione in base alla, alla notizia. Però guarda, alla fine è sempre in questi casi, ora facciamo proprio un discorso strettamente generico, quindi prendiamo sotto un unico cappello mercato finanziario, mercato cripto, tanto abbiamo visto che in questi momenti è un tutt'uno. Alla fine è sempre un insieme di cose, che molto, tra virgolette, casualmente coincidono sempre negli stessi momenti che fanno il buono e il cattivo tempo sui mercati. In questo momento che cosa abbiamo in ballo? Abbiamo più situazioni, sicuramente la Fed, che è uno degli aspetti più significativi, perché comunque con l'aumento dei tassi, che ormai è assolutamente annunciato, c'è soltanto da comprendere quando e in quante volte, cioè soltanto questo è il punto di domanda, però è chiaro che è un qualcosa che accadrà comunque con una certa forza, che quindi porterà tutte le azioni, tutti gli strumenti comunque che lavorano con tanto debito, quindi principalmente tecnologici, quelli che fanno tanta leva, a crollare. Abbiamo visto, ci sono stati dei titoli comunque che hanno fatto una performance di un -20, -25, -30%. Ma questa è solo una parte, che comunque è una parte importante, perché poi ricordiamoci che tende a frenare un po' anche quello che è l'economia reale, e quindi, a mio avviso, ad aumentare ancora di più quello che è la discrepanza tra mercati finanziari e economia reale, cioè continuerà ad aumentare, anche se forse questo crollo è un inizio di riallineamento, ma siamo ancora estremamente uno da una parte, uno dall'altra. Poi che cosa abbiamo in questo momento? Cioè sicuramente la situazione di cui in Italia si parla poco, ma a livello internazionale inizia a parlarsi, sicuramente molto calda del fronte in Ucraina, dove c'è Russia, esatto, NATO, gli Stati Uniti che fanno un po' un gioco forza e che non si comprende bene dove vogliono andare a parare. Io mi sono fatto in realtà la mia idea, adesso se vuoi la discutiamo, la condividiamo, però intanto sta creando un'incertezza sui mercati e c'è chi dice vabbè, io intanto me ne sto a guardare. E poi secondo me il terzo fattore comunque estremamente importante, cioè non dimentichiamoci le cose più fondamentali e chiare, cioè che i mercati non saliranno e non salgono per sempre. Veniamo da 2 anni, parlo dell'S&P 500, dove abbiamo fatto un 40, 45, 50% in questi 2 anni, la media è l'8-10%, vuol dire che abbiamo sovraperformato di più del doppio. Che cosa vuol dire? Che per i prossimi anni successivi prima o poi si dovrà tornare alla media, il che significa o profitti più ridotti, quindi non un 20%, un 30% in un anno, ma un 2, un 3% per un po' di anni, oppure degli anni di ribassi. Cioè siamo stati troppo abituati a performance. Sì. Drogati di risultati da questo punto di vista. La normalità non è assolutamente questa. Il Nasdaq dai minimi pare che ha fatto il 120%, ci sta che adesso sono di un 15%. Cioè non diventiamo è naturale, è fisiologico. Quindi se l'insieme di queste tre cose sta creando questa fase. Poi io mi sono fatto comunque un'idea che non sarà catastrofico il 2022, staremo a vedere. Per me questi sono in realtà buoni momenti per prendere posizione. Io ascolto. Abbiamo fatto una live qualche tempo fa, una live vocale, che però non è pubblica, quindi posso ripeterlo. Per me quest'anno, 2022-2023, chi ha liquidità farà degli affari estremamente straordinari. Cioè proprio un momento d'oro che diremo, cavolo, se fossi stato liquido in quel momento, che figata. Questi giorni parlavo anche di amici che erano già sovraesposti nel mercato cripto, cazzo, non ho più niente per comprare, cioè roba folle. Però in realtà c'è gente che è in una condizione dove non ha tenuto abbastanza liquidità per comprare il crollo, perché o sovraesposta o perché comunque oggi ci sono tante persone, tanti investitori, magari che non lo fanno di lavoro, che sono impauriti dal fatto che c'è un'inflazione al 5-6-7%, perché è reale questo. Tenere 100.000 euro fermi sul conto corrente oggi costa 5.000, 6.000, 7.000 euro all'anno, che sono un sacco di soldi, soprattutto magari per chi ha delle entrate tradizionali. Quindi questo ci porta a investirli. Però noi diciamo sempre, meglio perdere 5, 6, 7.000 euro che perdere il 100%. Però questo porta alcune persone a fare investimenti affrettati, non aspettare le occasioni. Per me questi 2 anni saranno 2 anni straordinari, perché è disposto a pagare il costo dell'inflazione tenendo i soldi anche fermi per comprare però nei momenti migliori, come potrebbe essere questo.
A me ricorda molto, non proprio con quell'estremismo, però quello che è successo a marzo del 2020, quando praticamente Bitcoin crollò e c'è stato veramente un momento. Io prima guardavo i miei ordini quando ho preso Bitcoin a 4.000 qualcosa, veramente a niente. E effettivamente poi per gli anni successivi ho beneficiato di quella scelta, no? Quindi sicuramente questi sono i momenti che poi ti vanno a dare quel profitto esteso, perché poi magari quel Bitcoin, qualche frazione l'avevo cambiata in Ethereum, a sua volta era salito. Quindi diciamo da quando si parte bassi sicuramente sono ottime occasioni. Il problema è sempre capire qual è il bottom, quando è il fondo. Stavolta non vorrei dire pubblicamente che l'abbiamo toccato, ma io mi auguro perlomeno di sì, voglio essere ottimista. Voi che dite, basta che succede qualcosa, qualche altro casino e ancora si può toccare molto più giù, vero? Anche su Bitcoin. Guarda, io sono un po' più pessimista di Ale sul 2022. Le politiche di Fitch non so che tipo di parole si possono utilizzare e quali no. Scopriamolo, facciamoci male. Facciamoci Però, male. prima sono detto terra terra. No, il punto è che grande volatilità, perché continuiamo a parlare un po' di mercato cripto, mi aspetto grande volatilità del mercato cripto, però tutto un anno con un trend lievemente discendente. Nel senso, quindi ci saranno grandi scossoni, in questi scossoni si può guadagnare chiaramente. Il punto è che se poi si guarda da inizio anno a fine anno, mi aspetto un piccolo canale di ritracciamento, Di comunque una discesa, ritracciazione. quindi una sorta di 2018 replicato dal punto di vista cripto, come Sì, fosse può un essere visto in quel modo lì, po' più esatto. soft. Una cosa, allora, io mi aspetto che ci siano di mezzo un po' alcuni scandali sulla parte cripto, nel senso qualche Sempre situazione non chiara che salta fuori e quindi gli enti regolamentatori iniziano a puntare il dito, che poi vengono enfatizzati dai media e quindi l'opinione pubblica fa un po' crollare l'interesse e la fiducia nel mercato cripto e questo di conseguenza fa abbassare i prezzi in sequenza. Questo è un po' quello che vedo e io ho un punto di reazione che mi fa molto paura di Bitcoin, che è intorno a 23-24 mila dollari ed è basso, nel senso è lì basso. Deve succedere qualcosa di grosso, cioè deve uscire uno scandalo forte, deve uscire una regolamentazione forte per andare a toccare quel buco di mercato, perché io mi muovo molto sull'analisi tecnica più che fondamentale e una cosa che ho imparato nel corso degli anni è che per un trend sano devono essere ritoccati alcuni livelli. Nell'ultima corsa, quel livello lì, quell'area si è che saltato poi il non è un livello. livello unico, è un'area di prezzo, è un'area di prezzo che va appunto 23, 24, 25 mila dollari, non è stato toccato, non è stato ritestato e è un mio punto di reazione. Quindi the real bottom for me è lì. Spero che non si arrivi, spero di Speriamo di sbagliarmi. no, guarda, speriamo seriamente. Però, oddio, me lo vedo lì un po' come punto di Quindi il tuo reazione. consiglio è lasciate un po' di liquidità perché bisogna sempre aspettare un vero bottom. Ma muoversi sempre un po' a scaglioni, noi tipo la riportiamo questo concetto qua, ovvero tipo si tiene la propria liquidità, anche questo un po' arriva da quel un po' di esperienza che abbiamo avuto nel corso degli anni sulla parte di trading classico, dove non entri subito ad un livello di ritraccio, ma ti mantieni del margine per fare delle mediazioni a prezzi più bassi nel momento in cui uno vuole acquistare al rialzo. Certo. Quindi mai fare all-in, che Sì, fa tanto dice. il minimo obiettivamente è una scommessa su una scommessa. Piuttosto iniziare a dire, cavolo, però se per me Bitcoin a 40.000 era buono, ora che siamo a 36 è meglio, quindi un altro chip lo metto. Se i fondamentali per me da quei 5 anni non sono cambiati, siamo a 32.000, beh, me lo stanno regalando, lo sconto, entro di nuovo. Cioè, non dobbiamo dimenticarci che cosa stiamo acquistando e a maggior ragione evitare progetti che assolutamente non hanno senso. Cioè, il 2018 cos'è che ha portato? La morte del 99% dell'SEO. Probabilmente il 2022 porterà alla morte del 99% dei progetti che non hanno assolutamente senso e che quindi al primo starnuto comunque crollano, perché ci sono degli NFT che non hanno senso, quasi tutti, non, Progetti tutti, di ma Alfana che non hanno tantissimi, cioè senso. un sacco di shitcoin. Dobbiamo tornare. Devono tornare i capitali sui progetti che hanno una tecnologia seria dietro un progetto e un team che le porterà avanti. Quindi serve un po' di pulizia anche sul mercato cripto, ma perché è sana a un certo punto. Cioè è quello che poi fa mettere la luce, la lente su pochi progetti, ma che hanno un senso. Dicono, vabbè, allora il mercato cripto è una cosa seria, può crescere, come è stato comunque anche con il crollo delle dot com e quant'altro.
Ma ragazzi, ma invece l'altra notizia, quella più brutta in realtà dal mio punto di vista, è quella legata alla potenziale ban del proof of work in Europa. Avete sentito questa assurdità? Hanno presentato una legge al Parlamento europeo, ma è una cosa seria, non è uno scherzo, dove vogliono bannare dall'Europa il proof of work, ovvero il mining, detto per chi ci ascolta magari che ne sa proprio di meno, il mining in Europa perché lo ritengono un consumo sconsiderato di risorse e ovviamente va a assorbire anche risorse magari di rinnovabili che potrebbero essere destinate ad altro. Questa cosa era arrivata, sta notizia, perché io giovedì voglio fare una live con un miner, uno che si sporca veramente le mani e voglio sentire un po' l'altro lato della medaglia, no? Di Bitcoin. Però sta cosa che ne pensate? Per me è allucinante, però vorrei sapere il vostro parere, mi interessa tantissimo. Allora, è quello che ha già fatto in alcune circostanze la Cina, lo ha fatto la Russia proprio qualche settimana fa, l'Europa sta seguendo. Io sono assolutamente convinto che la prossima grossa crisi, appena si smetterà di parlare di Covid, si incomincerà a parlare effettivamente di crisi energetica. Alcuni stati hanno già fatto dei blackout energetici, mi pare tipo il Libano, comunque altri stati iniziano a parlarne, non è più follia o utopia. Anche l'Inghilterra forse ne sta parlando, o alcuni quartieri. Chi è il primo capro espiatorio sostanzialmente? Ah, beh, però le Chiaro. criptovalute è colpa loro. Cioè, Poi è pure tanto troppo no, facile prendersela con Bitcoin, ci si sembra a accorge vedere. che in realtà consumano il nulla rispetto all'industria degli armamenti, rispetto a tutte le altre industrie, ai mercati tradizionali. Cioè, avevo visto un grafico di quanto consumano effettivamente appunto uno dei consumi più grossi è quello dell'industria delle armi. Poi c'è l'industria comunque per sostenere tutto l'ecosistema finanziario a un costo folle, completo in questo momento. Quindi noi che siamo all'interno e facciamo dei ragionamenti diversi da quello che potrebbe essere la massa influenzabile dal mainstream, sappiamo che non è il problema che ci sono delle mining farm in Europa, che sono pure Certo, poche, no, è un pretesto, una scusa. però ci sta benissimo, secondo me, che si possa essere una delle notizie per martellare. E il problema è lì che poi la notizia successiva qual è? È che essendoci meno mining farm, anche se a mio avviso ci saranno dei paesi che vi diranno che siete ben accetti, però potrebbe essere, oddio, adesso però la rete è meno sicura e via discorrendo. La rete è meno Certo. sicura, più appesantite e quant'altro. Queste qua possono essere alcuni dei vari capri espiatori, ovvero quelle cose che avevamo fatto presente del 2022 può essere anni di scandali. Anni di Punto. problematiche, di attriti, questi sono alcuni esempi. Il punto è che se lo vediamo nel dettaglio, buona parte delle cripto stanno abbandonando progressivamente il proof of work, escludendo Bitcoin perché comunque come struttura capostipite, però si spostano tutte su altre formule, proof of staking e quant'altro. Quindi, Sì, c'è di grossa che fa proof of work adesso. come? Di grossa che fa proof of work. Bitcoin, Ethereum che se ne sta andando per andare verso la proof of stake, però di base sono queste. La cosa che io adesso già l'avevo fatto presente in una delle ultime live, è qualcosa un po' di forte come situazione, però io mi aspetto che Bitcoin da qua a tot anni, nel senso ti parlo del 2040, 2050, non avrà più valore, nel senso non avrà più senso di esistere proprio perché superato da tecnologie nettamente superiori. L'esempio che faccio magari è tipo con la penicillina. La penicillina a livello farmaceutico è stata una grandissima scoperta, è stato il capostipite per diverso tempo, ma attualmente non la utilizza nessuno. Sono tutti derivati, sono tutte ottimizzazioni. Bitcoin penso che faccia la stessa fine. Quindi avrà ancora un momento di andamento nel suo bene, però da qua a un mondo gestito su tecnologie blockchain, altre criptovalute e quant'altro, Bitcoin non lo vedo come spazio vero e proprio, ma ce ne saranno altre che ci lavorano sopra. Questo qua, ripeto, è, secondo me, è Sì, questa è una. molto, su questa mi dissocio, è molto personale. No, a parte gli scherzi, ha il suo senso, la sua logica, ma io essendo, vedendola ancora comunque una riserva di valore intoccabile, proprio perché è decentralizzata, Chiudo, parlo di questa è pratica, l'unica, che se ci pensiamo, comunque è l'unica realmente decentralizzata, veramente di cui non conosciamo il fondatore. Se vogliamo andare a sparare in testa al fondatore, oddio, ho esatto. detto una cosa bruttissima, non lo possiamo fare, giustamente perché Satoshi Nakamoto è non si sa chi sia. E quindi forse io, oddio, per aggiungermi a quello che dici tu, per non essere completamente in disaccordo, aggiungerei che magari verranno trasportati su altre blockchain più efficaci, ma in un certo senso quella riserva di valore, quel Bitcoin,
continua a avere quel valore, perché sennò altrimenti anche l'oro potrebbe in un certo senso perdere il suo valore nel tempo, se andiamo a vedere, no? se non lo riconosci più come riserva di valore, no? Cioè, è un riconoscimento comune, no? Mm-hmm. di validazione del sottostante. Mm-hmm. La Bitcoin è esattamente la stessa funzione. E io fino allo scorso anno facevo l'esempio che noi siamo nell'epoca dell'oro, delle cripto. Lo scorso anno dicevo, stiamo transando le pepite d'oro, che sarebbero Bitcoin, e nel corso degli anni poi Bitcoin diventa riserva di valuta dove verranno costruite altre criptomonete, come le banconote in passato che avevano la loro riserva frazionaria aurifera e tutto. Però adesso, andando avanti, vedendo le nuove tecnologie in partenza, dico, ma potrà ancora restare come riserva di valore? Tutte queste lotte che vengono fatte dai vari governi del mining, mica mining e quant'altro, cosa stanno a significare? Questa è una bella riflessione, ragazzi. Qui sarebbe da parlarci ore su queste cose, perché poi effettivamente poi ognuno ha il suo punto di vista, che anche io, il tuo punto di vista è molto interessante, per quanto magari... E poi ripeto, sono talmente fissato, innamorato in un certo senso di Bitcoin che io sono ancora in posizione in Bitcoin, perché mi aspetto esatto. Poi infatti ce lo dobbiamo anche augurare che questa cosa si verifichi eventualmente molto più in là, magari dopo le nostre vite. Però ecco, in generale è veramente un mondo che si apre di ragionamenti, perché nessuno può saperlo, no? Se io prima avete visto la sigla iniziale, partiva da Bitcoin a qualche centesimo per arrivare a 60.000 e chissà cosa ancora potrà fare, e effettivamente quello nessuno se lo poteva immaginare. Quanti avranno pensato cose molto più brutte di quelle che hai detto tu anni fa riguardo a Bitcoin? Tutti i vari meme che Bitcoin is going to zero già quando stava a prezzi nettamente inferiori. Il punto è che, ripeto, io sono tuttora in posizione su Bitcoin, progressivamente lo sto lasciando a favore di altre cose, però su determinati storni riprendo, perché mi aspetto che da qua a un medio periodo sia un prezzo più alto. Il punto è che da qua a un lunghissimo periodo invece lo vado a vedere un prezzo nettamente più basso, perché sarà superato da altre tecnologie. Poi in effetti tutti parlano del breve medio periodo, ma nessuno mai parla così in modo così ampio. Tu Ale, che punto di vista hai su questo? Cioè, se ti chiedo tra 50 anni Bitcoin, che mi rispondi? Io in realtà ho la visione che ha lasciato Ste, per me resta un caposaldo. Io credo che si creeranno delle tecnologie che avranno comunque un controvalore in Bitcoin, un ancoraggio, una riserva frazionaria. Per me diventerà proprio l'oro come lo intendiamo oggi, a tutti gli effetti. Quindi io sono assolutamente positivo, e al contrario in realtà quello che sto facendo è aumentare la mia esposizione su Bitcoin rispetto ad altre criptovalute, ma per un semplice fatto statistico. Guardiamo gli ultimi 12 anni, che è l'unica cosa che possiamo guardare. Bitcoin è partita prima e è rimasta prima. Se guardiamo la top 10 delle altre 10, non ne sono rimaste tante. Ogni X anni cambiano, quindi il resto è davvero una scommessa. Bitcoin è rimasto lì. È chiaro che prendere l'una un anno fa 70 centesimi, oggi che è $70, quelle performance Bitcoin non ce le darà mai più li vedremo. Oggi è diventato un investimento, un po' più come va, invece che comprare l'S&P metto anche un chip in Bitcoin e diversifico un po' il mio portafoglio. Cioè, la volatilità sia in positivo che in negativo di Bitcoin, altre cripto non le hanno. Dipende un po' anche uno quello che vuole fare. Se vuole fare la scommessa davvero speculativa, se è una persona davvero aggressiva, Bitcoin potrebbe non essere lo strumento giusto, potrebbero esserci altre monete che performeranno meglio. Tuttavia, a livello di stabilità, secondo me è credibile che fra 5 anni, se andremo a guardare chi è la prima, non come performance, ma ancora la prima di capitalizzazione, sarà Bitcoin. Sì, fino a 5-10 anni ancora ci siamo. Anch'io comunque, ragazzi, ovviamente il tempismo giusto è impossibile azzeccarlo, di riconvertire in Bitcoin, però in generale vedo le altcoin come una sorta di ascensori, no? Che possono portarci da un punto all'altro di Bitcoin, cioè a incrementare magari la possibilità di quanti Bitcoin abbiamo, però senza dover per forza holdare all'infinito queste le alt. Io onestamente le alt mi fanno una paura, cioè ce ne ho parecchie in pancia, spesso faccio vedere poi tutte quelle che ho, e mi mettono paura. Invece quando compro Bitcoin, e questa è la reazione, cioè non so se vi vede la stessa cosa, quando acquisto Bitcoin, sarà, ripeto sempre perché probabilmente sono pazzo, la vedo come, cazzo, ho fatto un affare grande, qualsiasi prezzo sia, questo prima o poi il valore aumenta. Mentre quando compro le alte mi cago sotto, cioè proprio dico, oddio, speriamo bene, perché effettivamente non vedo quella solidità nel lungo periodo che vedo in Bitcoin. Come dicevi tu, Alessandro, alla fine se vai a fare da punto A al punto B
non ci sono paragoni con tutte le altre alt. Chiaramente invece se la prendi, che ne so, prendi sul lancio della moneta, io per esempio ADA, mi sono trovato ADA senza neanche sapere che cavolo serviva, l'avevo pagato qualche centesimo e ne avevo varie migliaia, e pure più grande, come quella pure altre per fortuna, e se non l'avessi fatta sta scommessa probabilmente poi non avrei poi liquidato diversi USDT, Boost, quello che sia, per poi riacquistare Bitcoin quando era basso o per investire a mia volta con altre monete. Quindi in realtà è un gioco a rischiare, però se va bene va bene, insomma è molto interessante. Sì. Però sì, comunque ecco, io quando posso, per dire, avete anche voi, se non sì, avete anche voi, non sbaglio sicuramente, la carta cripto, io tutte le volte che mi genera qualche CRO, vi dico la mia abitudine, l'ho raccontata pure a qualcuno, io automaticamente appena arrivo a 50 CRO li cambio in Bitcoin, qualsiasi sia il prezzo, cioè non guardo in faccia a nessuno, perché faccio in modo che quel cashback che ho comunque sia in Bitcoin, piuttosto che accumulare ulteriori CRO che ce n'ho un botto. Vabbè, ognuno ha i suoi approcci a queste cose, eh. Però devo dire che sicuramente un'altra cosa che avrei voluto dire in questa live, magari approfitto anche che ci siete voi, che siete anche i profondi conoscitori di questo tipo di piattaforme, e in questi giorni effettivamente progetti come Nexo, insomma tutte queste piattaforme che ci danno interessi nella loro monetina che sta facendo schifo, come è stato per CRO per tantissimo tempo, è un bene, perché effettivamente ne stiamo prendendo di più, perché in questo momento vale meno, e la stiamo accumulando per quando poi magari risale. Quindi effettivamente potrebbe essere, come dicevamo prima, una sorta di ascensore, no? Per arrivare a avere più interesse. Guarda, voi ce l'avete Nexo? Lo usate voi Nexo? Celsius, tutti li sto utilizzando. E io sono un fan di queste cose, infatti Crypto.com ero entrato a maggio del 2020, quando tipo stava... Anch'io, sono entrato nello stesso periodo, proprio i primi adopter siamo stati. Cioè, veramente tanto, nonché anche poi durante il periodo invernale, quando ero ritornato su quegli stessi livelli, avevo rincarato un po' la posizione. E bravi alcune persone, comunque amici, conoscenti, che sono entrati in quella fase, al contrario invece di molte altre persone che sono entrate nel momento di euforia, quando ho iniziato a scannonare, quando tipo, non so, era novembre, qualche mese fa, quando ha toccato gli 80 centesimi e tutto, e c'era gente che diceva, no, questo qua è il momento di entrare, no, lì devi stare fermo. Vai fermo, aspetti, lascia sfermare il mercato, poi entri. Ora lo mettere. Ci può stare. La questione di Nexo a me piace. Infatti, io per esempio su queste piattaforme tutti gli staking me li sto facendo dare nelle loro valute. Esatto. Quindi al contrario di te che prendi e le vai a trasportare in BTC, per esempio, però alcune da quello che so le tieni. CRO non si può fare altro, perché si può avere il cashback in Bitcoin su crypto.com, no? Sì, se metti in staking Bitcoin. Ah, quello ce l'ho, quello chiaro, in Ern ce n'ho. Quello lo so, per andare così, però, esempio, Nexo e Celsius, io tutti gli staking che ho sopra me li sto facendo dare indietro in Nexo e in Celsius. Esatto, anch'io. Per questo è proprio quello che dicevo, infatti, che se ci davano in questo momento, ce l'avessimo in USDT, in stablecoin, quello è di interesse e quello rimane. Invece se ce lo danno nella loro moneta, che in questo momento è molto più bassa, se ritorna anche soltanto ai livelli dove stava prima, in teoria la nostra percentuale di interesse è molto più alta. Grazie a questo, infatti, in CRO, tu che sei stato appunto come me, l'hai usato all'inizio, ti ricordi quando stava a 2-3 centesimi e facevi un acquisto, ti davano un casino di CRO, che oggi magari quei CRO valgono un sacco, valgono quanto l'acquisto che avevi fatto. E su questo, ragazzi, bisogna essere sempre curiosi. Questo ci insegna che bisogna sempre testare le cose, perché delle volte c'è la botta di culo. Ma infatti a me la carta verde, io ho fatto la carta verde di Crow, perché ho detto Netflix lo uso, Spotify lo uso, esatto, uguale io, esatto. E quindi tanto vale, mi fanno il rebate su quello. Oh, quando mi facevano il rebate a 6 centesimi, quando poi ma anche, facciamo cifra tonda, tipo 8 centesimi, poi è arrivato 80 centesimi, mi hanno pagato 10 volte per guardare Netflix. Esatto. E questi conti fanno paura, però effettivamente il merito nostro è stato quello di crederci, di fidarci in un certo senso, di adottare un po' quella piattaforma, perché all'epoca mi ricordo mi guardavano come una persona strana. Quando adesso invece mi chiedono, ma che carta è? Perché la riconoscono le persone in giro, no? I vari commessi. E a Dubai sicuramente avete incontrato gente, non lo sapete probabilmente, ma avete incontrato gente che c'era quella da 800.000 là, com'è quella dall'8%, credibile, sì, quella carta. Probabilmente gente sì. Gigantesca. Oggi proprio lato cripto, un po' qua anche per questo, per evolvere un po' il networking, Dubai devo dire sta diventando nel bene e nel male una grande capitale. Mi pare che Binance sta spostando un po' la sua sede,
c'è qui spesso il fondatore di Matic, insomma ci sono tante realtà e tante community molto 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 interessanti, e quindi aiuta anche a esserci, insomma. Però sì, a voglia, ci sono dei multimilionari cripto che li hanno fatti nel modo giusto anche sbagliati. Ma sbaglio o tra un po' verrai anche tu? Sì, bravo, esatto. Io arrivo a Dubai il 25 febbraio. Febbraio vengo tra un bel po', insomma. No, in realtà vengo perché mi avevano dato gratuitamente dei biglietti per l'Affiliate World, non so se conoscete, l'evento di riferimento mondiale sull'affiliate marketing, e effettivamente approfitterò più che per l'affiliate, andrò a curiosare in tutta la zona cripto, poi anzi chiederò a voi, visto che state là, di perlustrare in anticipo e darmi le dritte su dove andare a vedere cose fighe, insomma, perché ci saranno già un sacco di aziende che si staranno stabilizzando là. Immagino poi la Expo e non Expo, ci sarà un sacco di roba, insomma, da girare. Per dirti, Padiglione India, una settimana due settimane sì, due settimane no, fanno un topic specifico su blockchain o cripto. Ci credo. No, quant'è che state? Più di un mese? No, fino a inizio marzo, quindi ci vediamo. Spettacolo, non vedo l'ora. Grandi, dai, magari facciamo pure là una live, rompo le scatole pure là, un'altra live su Twitch. Sì. Comunque dai ragazzi, mi sembra che è andata bene, comunque vedo ancora tanta gente online, spero ci sia pure qualcuno di nuovo, che non siano soltanto amici miei e conoscenti e studenti del Rebel Club. E ragazzi, per chi vi vuole seguire, che non vi conosce, magari che è la prima volta che vi vede, Investiro, vostro sito, vostri social? Yes, Investiro con l'H, quindi investhiro.it, trova il nostro sito, posso entrare nella nostra community, ormai siamo più di 5.000 investitori, dove ci scambiamo pareri, creiamo anche iniziative insieme e sono benvenuti, insomma, abbiamo un po' di materiale ormai in giro, ci trovo. Giusto qualche ora di materiale. qualche settimana di materiale registrato. Dai ragazzi, io vi ringrazio tantissimo, mi ha fatto piacere vedervi, vabbè ci avrei ancora milioni di domande ma me le tengo per la prossima volta o per quando ci vediamo a Dubai. Voi scaldatemi un po' l'ambiente, perché se mi dite che ci sono 16 giorni non vengo. No, ma 10 giorni così sarà, poi va sereno. Ok, allora siamo nel periodo giusto. Dai, vi ringrazio ancora, adesso passo al prossimo ospite, tra poco arriva un altro ospite e ci vediamo presto ragazzi, salutatemi tutti perché là è pieno di digitali, sicuramente tanta gente che conosco. E divertitevi, mi raccomando. Grazie mille Adriano, ciao. Ciao ragazzi. Allora, io adesso avrei un altro ospite, ragazzi, ma voglio approfittare per chiedervi di commentare, perché capisco che molti di voi non sono pratici un po' di Twitch, io stesso sono il più incapace di tutti, ma commentate, fateci delle domande, perché immagino abbiate un sacco di domande, che me le fate sempre sul gruppo Rebel su Facebook. Sono live, vi rispondo in tempo reale, magari se c'è qualcosa da vedere facciamo vedere anche sullo schermo, quindi direi approfittate direttamente e vediamo un po' di cose insieme. Allora intanto magari faccio entrare, mentre mi rimetto Bitcoin che perlomeno oggi sembra darci buoni segnali, e direi di far entrare il prossimo ospite che è un altro appassionato di cripto come me e ormai ci sentiamo spesso, facciamo delle chiacchierate, ho detto ma perché non farla insieme su Twitch come ho fatto anche con gli altri ragazzi prima. Eccolo qua, Angelo Lagardi, carissimo. Ciao, mi senti Adri? Mi sentite? Sì, ti sento, no, ti sento. Ottimo. Ciao, piacere, ho seguito ovviamente tutta la diretta, ho sentito anche loro, quindi diciamo ho ascoltato. Forti, ragazzi, Sì, ho ascoltato i loro pareri. Effettivamente la cosa bella delle cripto è che ognuno ha il suo, cioè nel senso io potrei dire cose diverse da loro, ma nessuno di noi due ha ragione, nel senso che è un mondo talmente aperto e talmente pieno di notizie nuove che l'importante è fare, poi sbagliare sbagliamo tutti. Sì, infatti. Poi ognuno si fa la sua idea, poi il tempo dà ragione in generale su questo, perché c'è poco da fare. E comunque vedi, stanno arrivando un po' di domande, dai, qualcuno sta facendo domande. Ragazzi, mi raccomando, usiamolo questo strumento, perché in teoria Twitch dovrebbe essere il più interattivo di tutti quanti. Io poi voglio pure imparare a fare quelle cose fighe, che vi do i premi, che facciamo i concorsi. Datemi un attimo di tempo, perché sono abbastanza un incapace da questo punto di vista. Poi tra l'altro, Angelo, io vedo qua, sono un po' di giorni che mi sono... diciamo, non dico andate in fissa perché ancora non è che lo amo così tanto come strumento, ma sto studiando sto Twitch e vedo, per esempio, vedo i nostri concorrenti, vedo qui un certo Power TV, no? Che ho visto che sta tutto il giorno là a giocare sulla PlayStation,
cioè, in questo momento solo 2500 persone lo stanno guardando, e l'altro giorno ce n'aveva tipo 40.000, o era un altro che stava lì che giocava. Guarda, io c'ho l'arcade bar, lo vedi? Cioè il videogioco da bar, lo vedi? Sì. Se vogliamo trasformarla in gioco da bar, cioè, no. facciamo un appuntamento dedicato. Uno Street Fighter, così a volo, sì. No, comunque dai, sono contento almeno che questo strumento lo proviamo, perché effettivamente, se no faccio la fine che ho fatto su TikTok, che alla fine l'ho installato e non l'ho mai usato, almeno adesso ci siamo tolti il dubbio. Mi piace, comunque mi sembra molto carino. Poi vedo che le domande sono molto leggibili. Ripeto, imparerò a darvi premi, faccine, cose strane, ma al momento non mi chiedete più di questo. Allora, Angelo, qui a questo punto ci tengo a avere anche un po' il tuo parere su questa situazione di mercato in generale, non soltanto cripto, anche tutti i mercati, insomma Netflix che ha perso il 30% e ancora lì per fortuna. Che ne pensi? Come la stai inquadrando questa situazione? Allora, parliamo di ultimi giorni, immagino, giusto? Non è stata la settimana passata, che è stata un bagno. Allora, io mi sono mosso, ho comprato, sì, alcune monete. La mia tecnica è questa: in bear market io compro le monete che sono cripto, non i token, quindi compro le monete che hanno le loro blockchain, quindi AVAX, Bitcoin, Ethereum, Matic. Quindi vado a comprare le monete che tu dici hai paura delle altcoin, sono d'accordo, però è anche vero che se prendi quelle che hanno le blockchain tipo Phantom, che ha superato per TLV, ha superato BSC, non dico che stai facendo una scommessona, però bene o male ci stai dentro. Certo. E un'altra parte ovviamente la tengo in stable, quindi preferisco comunque tutelarmi con le stable, e per stable intendo ovviamente USDC, USDT, una parte su Anchor Protocol per avere, diciamo, il 19x4 in DeFi, anche se sai bene che la DeFi è comunque molto rischiosa. E quindi, diciamo, vado a diversificare un bel po' le piattaforme. Non ho ancora messo tutti i soldi. Una cosa che dico a tutti i miei amici, dico, ma conservate sempre una parte di soldi liquidi. Non investite mai, anche oggi, non investite mai tutto oggi. Mettetevi sempre una parte, da, perché il dip che pensate che sia dip, un giorno diventerà più una volta più adesso. Porca miseria, qua a forza di buy the dip veramente c'è da prenderci il mutuo. No, ma anche perché poi domani parla la Fed, quei tassi interessi, quindi comunque io faccio un esempio, dico cifre a caso, avessi 1000 euro ne investirei 300 oggi e aspetterei domani per gli altri, perché magari domani riesco a comprare un po' più basso, riesco a mediare il prezzo d'acquisto, quindi compro a meno rispetto a quanto ho comprato adesso. Però sono d'accordo, come dicevano i ragazzi, che molte monete stanno scomparendo e scompariranno, su questo sì, cioè, nel senso, diventa sempre più importante scegliere, brutto dire la frase, i bei progetti, perché un po' tutti diciamo è un bel progetto qualsiasi coin, però secondo me scegliere coin che hanno, forse io ho fatto questo errore, lo ammetto, un anno e mezzo fa, 2 anni fa ho cominciato a diversificare troppo il primo portafoglio, invece adesso ho scoperto che, guarda caso, se lo vedi nel time frame un mese, 2 mesi, l'altcoin ti vince sempre. Però se guardi in un anno, poi alla fine anche il giorno che crolla Bitcoin e Ethereum crollano poco, mentre alcune monete, ti faccio l'esempio, Dodo è mezza sparita. Ada, io pure su grande fan non l'ho venduta, però sta comunque a livelli bassi rispetto al top che ha l'ultima dove è arrivato. Lo stesso Algorand, che alla fine ha una strategia sua per non essere mai troppo deflattivo. Diciamo, ci sono un po' di situazioni. Io consiglio sempre in questo momento di aspettare, o se uno vuole investire, di ragionare o con Nexo, come dici tu, come dicevate anche voi, oppure con le stable, cripto dal 12% se si vuole lavorare in CEX, oppure DeFi ancora al 19%. Allora là tu che fai? Ti tuteli da un'eventuale volatilità super alta. Non sono invece d'accordo quello che dicevano i ragazzi con i token Nexo e Celsius. Io invece in quel caso preferisco sempre la coin dedicata, e ti spiego perché, che è una mia visione, diciamo, completamente diversa. Perché? Perché in realtà ho notato una correlazione che quando crolla il mercato crolla sia Nexo che sia Celsius. Quindi in realtà se io ti do in stake, esempio, ADA, se mi faccio pagare in Celsius, quando crolla ADA crolla Celsius, e a questo punto una volta che ti do ADA preferisco rischiarmi completamente e fare l'all-in con ADA. Ok, questo è la mia visione più pulita. Esatto, cioè, per me la logica è, se ti do ADA voglio fare staking di ADA, ed è anche giusto che secondo me te la rischi al 100%. Stessa cosa con Nexo con gli euro, se ti riprendi Nexo token rischi che poi, allora sono d'accordo che l'euro non è la coin perfetta, però ti serve anche per tutelarti
da questa eventuale volatilità, certo, di attività. Cioè io ad oggi il Nexo mi dà l'8 sugli euro e almeno recupero l'euro. Tu mi dici, tu mi dirai, usi anche con l'euro come fosse una stable in un certo senso. Sì, ma lo faccio. E questo, in realtà, questo è un consiglio che do ai miei amici più stretti, che non sono consigli finanziari, lo dico sempre. Però un'altra cosa che faccio è, dico, tu vuoi rischiare su alcune coin, ok, però metti su euro in collaterale su Nexo, lasciando euro in modo che il giorno che c'è il crollo, come in questi casi, e alcuni miei amici mi hanno dato degli screen dicendo, guarda, ho perso il 20%, io dico, guarda che in realtà tu c'hai l'8 con Nexo in euro e quindi vai a collateralizzare la perdita. Mm-hmm. Quindi questa è un'altra tecnica che non è detto, ripeto, che sia giusta, che sia sbagliata, però questa è un'altra... un'altra idea. Sì, io mi sono affacciato un po' a progetti di quel tipo, perché appunto non dico che sentivo puzza di bruciato, perché sennò sembra sempre che uno fa il fenomeno che aveva azzeccato. Non ho azzeccato un bel niente, perché sennò avrei venduto molto prima tutte le altcoin che ho, a parte Bitcoin. Io di gennaio lo sapevo che c'era un calo, avevamo sentito anche mi aspettavo che salisse ancora un po' su questo periodo, onestamente speravo in un bull market ancora acceso. Poi vabbè, questo è successo, però effettivamente forse la mia coscienza mi ha portato a iniziare a usare Nexo e tutte le varie piattaforme con stablecoin. E tra l'altro hai citato Anchor, dico, ho fatto anche un video dedicato, e molto interessante. Poi il fatto che hai visto ha resistito il peg di, diciamo, la UST, la moneta. Infatti, là bisogna vedere se il peg resiste, ti dico sì, ma il problema è che sempre noi ci dimentichiamo che la consideriamo una stable, ma in realtà è DeFi Anchor. Cioè, esatto, non la puoi considerare è stable nel prezzo, ma non nella sicurezza. Il rischio c'è, è alto. Però sì, diciamo, sempre in un'ottica di differenziare, sicuramente uno mette un cippino là, un altro cippino là, che poi mi hai cippini. Allora, sì, secondo me cippini, sì. Però attenzione, non ne mettiamo 100 di cippini, sennò veramente è meglio metterne su 10 coin stabili. Perché vedi, mo nel momento di bear market non soffri. I portafogli di amici costruiti con coin solide stanno crollando di un 20%. I portafogli costruiti da, non ti dico shitcoin, perché vabbè, quelle non te le conto neanche, però da coin fatte da coin un po' più speculative, oggi perdono il 50, il 60, e non si sa se risaleranno, questo è un po' il problema. È quello infatti è proprio quello. Vediamo un po'. Senti, ma tu quindi in questo momento come ti stai muovendo? Ovviamente ordini d'acquisto ce n'hai, perché come hai spiegato, cioè la tua tecnica comunque è di tenerti sempre un po' di liquidità. Sì. E che fai? Soprattutto questi giorni mi sono fillati un sacco di ordini di Bitcoin che avevo messo, anche quando lui mi fa quel dump un attimo e risale, a me mi fila l'ordine. Quindi in realtà io consiglio un sacco di volte di preparare gli ordini, perché te li filla. Il order, secondo me è la base, secondo me è proprio la te base. Te li filla un attimo, cioè te li filla boom, 2 secondi e tu l'hai preso a un prezzo. Ma anche in vendita, perché se ti ricordi, qualche mese fa è successo c'è stato un super mega pump momentaneo di Litecoin, perché c'era stato anche una notizia fake. Sì. In quelle situazioni, veramente, se tu sei bravo, che hai preparato comunque un po' di ordini d'acquisto e di vendita, in quel caso magari ti vendi la moneta a un prezzo molto più alto. Lo so, io ho 22 ordini di vendita. Tu dici, ma come sei in bear market? Non me ne frega niente, io te li lascio comunque pronti. Il giorno che succede, boom, io sono pronto. Certo, ma sai che a me mi ha fregato un po', devo dire, stavolta il fatto che avevo inserito ordini con forse troppo ottimismo, nel senso che non ero arrivato dove siamo arrivati, non dovuti rimettere più bassi, perché chiaramente mi ha fillato tutto quello che avevo messo. Vediamo, ho messo anche Bitcoin a 34, comunque è sceso molto di più alla fine. Però vabbè, è impossibile azzeccare il tempismo. Chi dice che lo azzecca sempre è un cazzaro, o comunque ha creato 1 miliardo di ordini, era inevitabile ovviamente fillare pure quelli. E dal punto di vista dei file, che stai facendo qualcosa? Perché ci sono un sacco di progetti che stanno in sofferenza. Allora, ovviamente sto farmando su Myer, ho farmato i ride su Myer, quindi con EGLD su quella piattaforma. Mm-hmm. C'ho un'altra piattaforma che, diciamo, è crollata parecchio, però è Mars Ecosystem su BSC, che però non mi conosco. Permette... No, è un progetto che, diciamo, pure là ha avuto un grande crollo, però mi permette almeno di farmare Bitcoin, Ethereum e Cake. Poi sto ovviamente sempre al cake della situazione, che comunque ci spero sempre che torni ai bei punti, nel senso che il DeFi ce n'ho parecchi, però ti dico, cerco comunque, se possibile, per esempio quando vedo una nuova farm, l'errore che facevo prima, e questo lo dico più per dare un insegnamento a chi ci ascolta, non per me, l'errore che facevo prima era comprare il token di governance e farmarlo col token di governance, un po' come, diciamo, alla VVS, no? Facciamo un esempio di Kronos con VVS. Lì ho imparato, non ho comprato VVS Finance, ho messo in liquidity pool
dei miei token, ho farmato il token e poi l'ho venduto, invece di comprare il token con il rischio che poi, che quando andiamo nelle farm DeFi, se compriamo il token di governance, o siamo bravissimi in tre giorni, prendi il vendio, ho visto pure fatto, boom. Sì. Però altrimenti rischi che alla lunga perdi sempre. Allora a quel punto ha più senso fare una liquidity pool e poi farmare il token e poi venderlo. Dici, tanto l'ho farmato, in sostanza dici, non ci ho perso niente, non ci ho pagato. Io a Max su Maya, diciamo, me l'hanno regalato in airdrop, lo butto là in staking, vediamo e che esce fuori. Esatto, assolutamente. Sì, senti, qua mi propongono, tra l'altro c'è Kange Mike che mi dice, giustamente mi dà un bello spunto, dice sarebbe da creare, vabbè, più che altro nel corso Crypto Hero in questo caso, qualcosa sulla tassazione. Sì, hai ragione. Tu come sei messo da questo punto di vista? Nel senso, hai delle idee chiare? Perché allora, ho delle idee che è il mio commercialista. raccontaci quadro RV. Dove si compila la dichiarazione, perché essendo redditi esteri va compilato, si può compilare in due modi, o al costo o al valore. Ho sentito alla Blockchain Week alcuni ospiti, non li cito perché no, in generale, che parlavano, dicevano di mettere il valore del costo, cioè che loro dicono l'unica certezza che tu hai è quella di mettere i bonifici exchange, quindi quanto hai pagato. Il mio commercialista invece sostiene il contrario, cioè sostiene di mettere il valore. Perché sostiene di mettere il valore? Perché è vero che il costo è l'unico dato certo, però mettiamo caso, come in questo caso il bear market, tu hai un valore che in realtà si è dimezzato, tu in realtà oltre a non pagare la plusvalenza puoi pagare anche la minusvalenza, perché tu in realtà, facciamo l'esempio, hai investito 50k e l'anno dopo valgono 25, tu per il quadro RV hai messo a costo e devi lavorare sempre a costo, e quindi sostanzialmente tu nell'agenzia di entrata hai messo che vale 50. Se invece metti a valore, magari il primo anno metti 50, l'anno dopo sei stato sfigato ed è diventato 25, e tu metti valore 25, quindi in realtà tu sei in minusvalenza. Okay. Questo, però ripeto, anche qua non sono consigli finanziari. Infatti te lo chiedevo perché poi ci sarà, su questo, se abbiamo scuole di pensiero su cosa succederà a Bitcoin nei prossimi 20 anni, figurati su come dichiarare le tasse. Però sicuramente consiglio a tutti di fare il quadro RV, sicuramente, anche sotto i 51, i famosi 51, ma per il semplice fatto che domani che volete ritirare arriva un accertamento, voi avete un quadro RV che vi dice quello che avete fatto e quello che state facendo. Certo. La vera differenza, il mio investitore sempre, non è il quadro RV, ma è RT il problema, perché RV è la dichiarazione di soldi all'estero, l'RT sono le rendite, quindi in realtà il vero problema non è dire dove stanno i soldi, ma è come pagare le tasse. È l'RT. Il vero problema, però ripeto, fatevi seguire da commercialisti esperti fiscali. C'è un mio amico mi ha detto, sai, avevo un commercialista, poi mi ha proposto Hyperfound e non è più il mio commercialista. era il mio ex commercialista, ho capito. Allora non è più il mio commercialista. Per concludere, perché siamo in via di conclusione, così lascio, mi sa, di andare a cena, ormai in Italia siete procinti della cena, e ti chiedo a questo punto, perché poi voglio avere anche altri ospiti nelle prossime live, voglio continuare un po' questo format delle live, ti chiedo un po' anche a te a questo punto cosa pensi per il 2022. Mi hanno risposto Alessandro, mi hanno dato Stefano, anche mi ha dato la sua visione, un po' uno positivo, uno un po' più negativo. Tu come la vedi in questo momento? Così loro si sono apparati, perché uno è negativo, uno dei due ha vinto sicuro. Allora no, io ti dico, gennaio-febbraio è molto duro. Non credo la Russia e l'Ucraina c'entrino molto, anche perché ho visto che in realtà il conflitto secondo me non cambierà, non spezzerà chissà cosa. Secondo me gennaio-febbraio duri, la Fed in realtà non sempre ci ha ammazzato, anzi delle volte ci hanno anche dato un grande vantaggio. Io ho visto per mia esperienza che ogni volta che c'è un bear market e riesci a comprare a begli acquisti, poi lo compri. Io vedo un marzo-aprile che si ritorna un po' piano piano, sempre Bitcoin prima e poi l'altro che ci vanno dietro con l'alt season. Però non vedo un grande pump, poi ovvio che ce l'aspettiamo tutti, però come dire, secondo me gennaio e febbraio si soffre, quando scadono forse le opzioni non lo so, secondo me marzo-aprile può ricominciare a risalire, cioè non vedo una risalita così breve, cioè vedo ogni volta tutti i trigger mi danno valori più 20 un minuto dopo meno 20, quindi in realtà vedo che il mercato è ancora troppo instabile. Secondo me marzo-aprile si comincerà a vedere qualche differenza, però ripeto, è la mia opinione da studioso che è stato un po' in questo mercato, tutto qua, da appassionato. Allora comunque ragazzi, Bitcoin sembra che almeno stasera ci va a cenare tranquilli,
Io onestamente in questo periodo lo sto guardando pochissimo il grafico, però mi sembra doveroso nel momento in cui facciamo una live anche ogni tanto aggiornarvi, perché non vorrei che poi vi scoprite qualche dump o qualche pump e non Sì, vi ho detto poi niente. bravo, poi un'altra cosa, se siete holder o siete trader, se siete holder a voi che domani scende a 25 non ve ne deve fregare nulla, Infatti, infatti. sostanzialmente, cioè, certo è brutto vedere che, come hai mostrato tu su Dashiro, che vedi il valore molto più basso, però ripeto, se dobbiamo È brutto ragionare vedere una cosa a del genere, sì, time frame, molto lo so, brutto. però dobbiamo ragionare a time frame molto più ampi, cioè non puoi ragionare a 3 giorni, a 5 giorni. C'è un libro che ho letto che dice: l'essere umano ricorda 10 volte in più la sconfitta della vittoria. È vero, è vero. Quindi in realtà è psicologia. Quando ci facciamo male, quindi tu questo periodo lo stai rimuginando all'infinito, probabilmente quando farai per 1.000 sarai contento quei 2 giorni e poi per te sarà una cosa data per scontata. È vero, In però realtà guarda, io sono molto psicologicamente... tranquillo perché ti dico, sono molto tranquillo, sai perché? Perché comunque quando abbiamo toccato a luglio degli stessi livelli che abbiamo toccato questi giorni, io anche in quel caso avevo comprato e non era neanche la prima volta che compravo in una fase di mercato che insomma che Eravamo scendeva. molto Per più cui bassi a luglio. A luglio eravamo molto più sì, bassi. siamo arrivati anche a 15. 27, a Certo. 27.000 se non sbaglio. Però ecco, il concetto qual è? Sicuramente quelli sono degli esempi storici che ci fanno ben sperare, no? Abbiamo visto che quelli sono dei momenti in cui acquistare può Sì, ma il essere supporto quando interessante. lo rompe, ma non torna mai all'anno prima. Questa è una cosa che io sto notando. Cioè, può Sul anche Bitcoin, calare. sì. Ma anche Ethereum. L'anno scorso a dicembre stava 400-500. Ok, da 4.000 è passato a 2.000, ma è tornato a 500? Non è tornato a 500. Quindi la Sì. logica è, ok, se ragioniamo che da 4.000 è arrivato a 2.000, siamo tutti d'accordo. Ma se ragioniamo che da 2.000 rispetto all'anno fa è comunque per 2, per 3, che ragionamento è? Quindi, ripeto, tutto sta a vedere il time frame. Se lo guardate l'ultima settimana, 10 giorni, un mese, soffrite. Se lo guardate l'ultimo anno, non è così grave come pensiamo. No, no, infatti, ripeto, guardate questo grafico che vi sto facendo vedere. Ricordiamoci bene che a luglio, ma anche a giugno e anche a maggio si è toccato un importo molto più basso di dove siamo adesso, che sembra che stiamo morendo No, dissanguati il problema vero è che per ora ci sono tutta una serie di indicazioni che ci fanno pensare che potremmo arrivare a qui. C'è chi dice se rompe il supporto dei 30, vero, andiamo in vero. bear. Guarda, io sinceramente ascolto tutti, come sempre, ascoltate tutti, ma fatevi sempre la vostra opinione. Perché non Chiaro. è manco giusto pensare che tu hai la verità assoluta, ma allo stesso tempo ascolta anche gli altri per avere nuove idee, nuovi pensieri. Dai, Angelo, io ti ringrazio tanto e comunque non sarà questo l'ultimo appuntamento, sicuramente ti rinviterò altre volte perché vorrei continuare questo appuntamento settimanale con le cripto su Twitch. Ragazzi, grazie mille per l'attenzione. Se avete domande all'ultimo momento, sono ben accette, se no comunque mi fa piacere anche i vostri saluti. Grazie dei saluti. Ciao, ciao, Cance Mike, ciao, mazza, che ragazzi, che soprannomi strani che avete. Questo come si legge? Roger Crypto, grande Roger Crypto. Ciao, buonasera anche a te. E Ciao. ragazzi, prossimo appuntamento in realtà dopo domani, perché ho deciso di fare queste live 2 volte a settimana. Prossimo appuntamento giovedì, dove avrò in live un cripto amico che ormai conoscete anche voi, il buon Lele Ash, che ci racconterà un po' cosa sta succedendo nell'ambito mining, perché lui effettivamente ha delle macchine un po' sparse in tutto il mondo, è in contatto continuo con un sacco di miner in tutto il mondo e soprattutto conosce molto bene le dinamiche legate al prezzo del mining e a tutti questi casini che stanno succedendo. Quindi gli chiederò sicuramente di spiegarmi un po' meglio lui come la vede sul mercato russo, perché a quanto pare anche la Russia in questo momento ha bannato. E andremo a vedere insieme magari anche cosa sa da insider, insomma andiamo a cercare un po' di chicche relative proprio a quello che c'è dietro. E poi mi ha pure detto una cosa, vi accenno anche cosa mi ha detto quando l'ho invitato prima, mi ha mandato un audio e mi fa: ma posso raccontare la verità o devo dire quello che dicono tutti? Ho detto no, no, Lele, tu puoi veramente vieni e racconta quello che ti pare, facciamoci bannare. Dai, ragazzi, allora su questo punto, prossimo appuntamento su Twitch, giovedì alle 19 italiane. Ringrazio Angelo, grazie mille Angelo. Mi raccomando, vatti a fare una partita lì con quel gioco che è fighissimo là dietro. E magari quando ti passo a trovare lo proviamo insieme. Spero funzioni. Sì, funziona, sì. Funziona, c'ha tutte le ROM, c'ha 4.000 ROM, c'ha tutte le ROM del MAME, Spettacolo. c'ha Sega Master Spettacolo. System. No, la prossima volta lo accendo e lo faccio vedere. Sì. Grande. Dai, prossimo facciamo una sessione gaming. Dai, Allora. ragazzi, buona serata a tutti. Grazie dell'attenzione e ci vediamo alla prossima live. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao, caro.